Buongiorno ragazze, nuovo vlog. Sono uscita, sto andando a vedere il nuovo supermercato Aldi di cui vi parlavo l'altro giorno. Sto facendo una scorciatoia che ho scoperto da poco, che mi sono sempre detto due anni che abito qui e non l'ho mai vista, ma fantastico. Meglio tardi che mai. E niente. Adesso vediamo un po' com'è questo nuovo supermercato, vediamo le offerte insieme, vediamo tutto. I might be hooked on you. I love the things you said to me, it seems like you like me too. We can take it slow, make sure we do this right. Canceled all my plans to be with you tonight. Just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. Le scarpe. E ciao. E sono uscita da scuola. Ciao. Ciao, ciao. Ah. Una. Bravo. E due. Allora ragazze, sono tornata a casa. Ho acceso ovviamente l'alberello, ho messo Bubi a nanna già da un po'. In realtà vi faccio vedere cosa ho poi preso da Aldi. Una cosa non ve la posso far vedere perché è un regalo, quindi l'ho già accantonata, la vedrete poi nel vlog di Natale. E niente, quindi vi faccio vedere le cosine che ho preso. Vabbè, ho preso anche un altro volantino. E anche questo volantino un po' particolare di Natale, sono curiosa di guardare. Poi ho preso praticamente tutta roba di abbigliamento. Allora, ho preso queste calze qua, sperando di aver azzeccato la misura per Bubi. Sono calze termiche dei Collant, perché non ne ha più, quelli che aveva le vanno tutti piccoli, quindi ho preso queste qui termiche per mettere appunto i vestitini, anche magari per il giorno di Natale. Poi ho preso questa qui, sempre per Bubi, fatta così, spero vediate bene perché sembra un po' buio. Comunque, questa qua che è una sorta di, se non erro, è un pigiama, sì, pigiama per bimbi, quindi c'è sia il pantalone che la maglietta. Poi ho preso questo qua per Fede, bellissima, con la scritta NASA, con la maglietta americana, 8-9 anni. Poi ho preso questa qui per la bimba di una nostra parente, e quindi ho preso questa qua con le orecchie di topolina. E un'altra cosa che ho visto ora, che non vi posso far vedere perché è un regalo e se guardano il video è un problema. Poi ho preso sempre queste per Bubi, aspettate che metto di nuovo a fuoco, non so come mai è un po' buio. Nonostante siano solo le 3 del pomeriggio, 1-2 anni, queste due magliette che ho pensato essere fantastiche anche per il nido, così manica lunga, un po' più leggerine. E poi qua ci sono dei buoni sconto che mi hanno lasciato. Poi ho preso questa sorta di jeans elasticizzato per Fede, sempre 8-9 anni. Purtroppo lì in una fascia d'età un po' particolare, perché i vestiti io li trovo 9 anni, oppure li trovo 8 anni, ma magari li vanno un po' giusti e li sfrutta ben poco, quindi preferisco andare sempre tendente al 9. Infatti c'erano altre cose 7-8 che non ho preso, perché me le sfrutta veramente un mese e poi non le mette più. Quindi ho preso questi qui, 8-9, mal che vada preferisco sempre 8-9 o 9, perché appunto piuttosto me li mette un po' più avanti, ma almeno so che li metterà e non sono soldi sprecati. E questo qua è 1-2 anni leggings per Bubi, sempre per il nido, molto comodi da abbinare le magliette di prima. E niente, questo è il bottino più due regali che non vi posso mostrare.
Buongiorno ragazze, nuovo giorno, questo è un vlog bigiorno perché non sono riuscita a finirlo ieri e quindi niente, adesso sto andando a prendere Fede a scuola, poi passeremo in edicola a prendere una cosina per Fede perché sta andando benissimo a scuola, quindi sono contentissima. Nei giorni scorsi ho fatto la riunione con le maestre, mi hanno fatto tanti complimenti, che è migliorato, prende tanti bei voti che vanno veramente dall'8, 9,5, 10 meno, 10 più, insomma. Non mi posso lamentare, i nostri sacrifici sono ricompensati, quindi sono veramente fiera, fiera, fiera. E quindi un premietto ci sta. E poi andremo a prendere la sorellina e poi torniamo a casa. Quindi a dopo, vi porto con me. Allora, Federico ritirato da scuola. Già, Siamo andati in edicola, poi dopo vi faccio vedere cosa ha scelto. Abbiamo visto Giada, abbiamo visto Natasha, la sua compagna, amica. e abbiamo visto l'edicola. Abbiamo visto l'edicola, siamo passati anche in panetteria. Adesso andiamo a prendere la piccola Bubi e poi si va a casa. Si va a casina. Ciao! Mini catalogo. Scrivi la letterina Babbo Natale e imbucala nella speciale casetta. L'uomo delle nevi! Ma dai, che figo! Ma è bellissimo! Vediamo lì com'è. È gigante! Ecco, uomo delle nevi. Ready? Beh, ci sta d'inverno l'uomo delle Questo nevi. non ha effetto. Però vabbè. Buongiorno, Good morning. sto vlog sta durando giorni, 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 giorni. Io ho visto questo, ragazze, mi sono sciolta. Questo qua che è una tettarella, diciamo, per l'allattamento che aveva preso lui quando era in ospedale, quando l'ho vista. E niente, siamo da Universo Bimbo, stiamo facendo un po' di commissioni. Volevo far vedere anche a Ricky Aldi, il nuovo supermercato che voi avete già visto nel primo giorno di vlog. E poi siamo venuti qua a vedere per dei ciucci perché non ne abbiamo più e lo so che voi direte toglieteglielo, ma lei per la nanna proprio ancora non ci riesce. Probabilmente questa parte sarà velocizzata perché c'è la musica. E boh, quindi adesso cerchiamo i ciuccetti. Ciuccetti! Ciuccetti! Tornata a casa, tornati a casa. Riccardo è uscito a far fare un giro. A far fare un giro alla piccola Nala. È sempre così felice di vedervi questa bimba. Fai ciao. Ciao amici. Ciao. Ha avuto molto successo il tuo video dei pasticcini, ciao. Ti è piaciuto molto. Ciao. Ha avuto molto successo. Cosa hai toccato? Cosa hai toccato? Pasticcina! Pasticcina della mamma! Va bene, stiamo ciao! Preparando. Ciao, ciao, ciao! Un po' di pasta. Veloce per Bubi. E poi per noi abbiamo. Pazza, ve lo dico dopo. Allora, ragazzi, vi faccio vedere un attimino che cosa abbiamo acquistato come spesa. Così poi sistemo tutto. Allora, yogurt, questi qua di Super Mario. Scusate se è un po' buio, ma c'è brutto tempo oggi qua a Torino. E quindi la luce è quella che è. Provo a accendere la luce. Aspettate, vediamo se cambia un pochino. Forse è un po' meglio. Allora, yogurtino di Super Mario. Per due, per Federico che gli piacciono tanto. Poi, gli ho preso un'altra maglia di quelli lì della NASA. Però l'ho presa un po' più grande per più avanti perché per ora magliette ne ha e ho presa 9-10 anni da tenere poi per quando l'altra gli va piccola perché l'altra gli va giusta ed è 8-9 anni,
E gli va un po' giustina, cioè gli va bene, insomma, ma non la sfrutterà moltissimo. Quindi ho detto, vabbè, visto che gli è piaciuta, gli prendo anche quest'altra fatta così. Poi un pensiero per una mia amica, che però non vi faccio vedere perché se guarda, lei guarda sempre i miei video, quindi no. Poi ho preso queste scamorzine impanate. Poi quattro pizzettine, perché oggi volevamo fare la pizza pranzo, ma la faremo solo io e Riccardo e Abubi, vediamo se darla stasera o poi domani, perché anche a lei piace molto la pizza, le pizzettine. Poi ho preso questi cereali qua, aspettate che, sempre per Federico, questi qui ripieni gli piacciono tanto, quindi li ho presi. Se sentite varie voci che Riccardo è di là con la bimba. Poi abbiamo preso tre pizze. Aiuto, aspettate. Allora, tre pizze. Una è, solo che con questo modo di ripresa non si vede niente. Vabbè, tonno e cipolla. Poi l'altra è prosciutto cotto e funghi. E l'altra ancora è salamino. Poi, qua abbiamo anche un ragù, diciamo sì, ragù. Proviamo a mettere il telefono così perché non trovavo il cavalletto adesso al volo. Questo qua è tipo ragù di salsiccia. Poi succhini di frutta alla pesca. Poi abbiamo preso un po' di cosine. Ah no, c'è ancora le olive. Che casinista. Vabbè, non mette a fuoco. Ops. Cioè, questo è un video della speranza proprio. Vabbè, so che mi perdonerete. Olive e poi abbiamo preso un po' di cosine per Capodanno. Perché quest'anno Federico per la prima volta è con me a Capodanno e sono felicissima. Quindi abbiamo preso un po' di cosine. Magari scenderemo. Qua sotto c'è un grande giardino dove non disturbiamo più di tanto. Quindi magari vedremo cosa fare. Comunque abbiamo preso la scintillichia perché non ne capisco niente. La gazza scoppiettante. Poi abbiamo preso la candelina terza misura, tipo le stelline, no? Niente di che. Poi le stelline un po' più piccine, così Ale insomma si diverte magari a tenerla, sempre se non le viene paura. Poi ha preso questi, non chiedetemi cosa fanno, si chiamano bottiglietta sparastelle filanti, che penso si possano fare anche sul balcone, se non fanno rumore insomma le faremo sul balcone. Questo qua petardino da ballo, non chiedetemi nulla perché non so nulla. Qua ha preso un'altra bottiglietta sparastelle filanti. E poi i classici, classici mini ciccioli che si usavano veramente a 12 anni. E poi, aspettate, che prendo un'altra busta. Tanto sposto un po' di cosine qua. Così riusciamo, riesco forse a farvi vedere tutto. Ok, la borsa sta dando il giro direttamente. Oddio mio, allora quest'altra spesa, in quest'altra spesa, sì, sempre la stessa la spesa, ecco, ho trovato un'altra cosa di Capodanno, le farfalle, mettiamo là insieme, poi grattugiato italiano, poi abbiamo preso questi cracker mix piccolini per dare anche qualcosa di, non so, da sgranocchiare qualcosa di salato anche per merenda, così. Poi abbiamo preso un broccolo, poi qua c'è lo scontrino, un budino al cioccolato e un budino alla vaniglia. Io preferisco la vaniglia. Poi un pacco di biscotti tipo le gocciole. Scusate, veramente, purtroppo si vede ben poco, mi rendo conto, ma non trovavo il... Per non far traballare di continuo il telefono, preferisco tenervi ferme qui perché altrimenti poi vabbè, se no tiro su e speriamo in bene. Spero di non farvi venire la nausea, però almeno vedete meglio. Poi biscotti, questi qua integrali, due confezioni di pane stracciato,
stile americano. Costavano, mi pare, 1,05 euro, una cosina del genere. E poi cosa c'è ancora qui? Ah, una Desperados che piace sia a me che a Ricky, e quindi ne ha prese due, però le lascerò ovviamente a lui perché tanto io vivo anche senza. Invece a lui piacciono molto più che a me. E poi, aspettate, questo è troppo pesante, non ce la posso fare, perdonatemi, questo è il vlog del casino. Tra il fatto che ho vloggato per 2-3 giorni di fila, quindi mai successa una cosa del genere, ma veramente in 6 giorni sono stata veramente piuttosto impegnata, ops, ecco appunto. E quindi sto facendo anche un lavoro per la scuola, per i bambini, quindi sono un po' incasinata, quindi questa volta vi beccate un vlog confusionario. Poi patatine più gusto, gusto vivace, anche perché giovedì c'è un'altra puntata di Harry Potter, quindi bisogna essere preparati. Poi ho preso pomodori, questi qua gialli, datterini gialli. Poi abbiamo preso i datterini classici, erano in super offerta, mi pare 1 euro e qualcosa, cioè anche questi insomma convenivano. Funghi per fare un risotto, adesso mi inventerò qualcosa, o il pollo ai funghi. Mini Nutellina per fare qualche merenda a Federico, anche se manca poco la fine della scuola, infatti lui è felicissimo. Poi stracchino di nonno Nanni, che se Fede mi sente inizia a ridere perché noi prendiamo sempre in giro il signor nonno Nanni. Poi l'altra Desperados che mettiamo qua. Poi ho preso questi due pacchi di plum cake perché nell'asilo nido di Ale fanno una specie di festa, una piccola festa l'ultimo giorno, ovviamente solo per i bambini con le maestre, e quindi ognuno di noi mamme porta qualcosa. Io ho proposto due pacchetti di plum cake perché sono belli morbidi, anche i bimbi più piccoli riescono a dargli un morsetto, quindi ho proposto questo, altre mamme portano il succo di frutta, insomma si fa un po' per uno. Poi carote, zucchine perché convenivano tantissimo, non potete capire, sono rimasta scioccata perché queste sono sempre carissime dappertutto. E invece 1 euro e qualcosa, cioè solitamente costano minimo 2,50 euro al chilo, invece pochissimo. Poi peperoni rossi e ovviamente peperoni gialli. Poi qua c'è un'altra confezione di olive, un'altra confezione di sugo pronto per le emergenze, perché solitamente lo faccio io, ma quando si è un po' di corsa capita con due figli che ogni tanto si dice oddio cosa faccio l'ultimo secondo, via di ragù pronto. Croissant classico e maxi mezzo casco di banane, ok. Credo che abbiamo finito, mi pare non ci sia più nulla. Ah, ci sono delle cose sotto al passeggino, tra cui sono alcune cose acquistate mi pare da Universo Bimbo, comunque dopo vi faccio vedere, adesso sistemo la spesa. Allora, ho trovato le cose che mancavano, mancavano anche questi 6 litri di latte parzialmente scremato e un po' di roba qui. Allora, sempre da Aldi abbiamo preso questo mega pacco di pannolini, vedremo come ci troviamo e poi valutiamo, perché se ci troviamo bene conviene nettamente questo per 7,99 euro, se non erro ci sono 50 pannolini, quindi direi che se dovessimo trovarci bene convengono decisamente questi qua rispetto addirittura a quelli della Lidl. Poi invece ho preso questi fazzoletti qua da Eurospin, abbiamo girato praticamente due supermercati. Poi questo qui gliel'abbiamo preso per sempre per Natale, glielo incartiamo e così ci gioca il giorno di Natale. Poi invece l'abbiamo preso in realtà se ce n'era necessità per strada, però vabbè, lo tengo da parte per la prossima volta. Questo succo con le principesse, e poi io non ce la faccio, più forte di me, se prendo uno prendo anche l'altro, l'ho preso anche per Federico, me la fragole banana. Poi invece altro abbiamo preso, vabbè, questo ce l'hanno regalato sempre da Aldi, vedete che c'è scritto Aldi ed è un libricino da colorare, ma penso che lo darò
a Federico perché lei è ancora piccola. Poi abbiamo preso un po' di ciucci, dai 18 mesi in su, lei ne ha 21, quindi va bene. Ultra Air Sensitive, bla bla bla, erano in super sconto e ho preso questi. E sono due diversi, insomma, stessi colori ma con disegni diversi. E poi ho preso questa tovaglia, aiuto. Oddio, l'ho incastrata così bene che è rimasta lì. Tanto questo lo devo poi impacchettare. Gli troverò poi un posto nel mondo. Questo ce l'hanno regalato all'uscita di Aldi. Non so perché non mette più a fuoco, ok. E vabbè, questa tovaglia qui l'ho presa sempre da Eurospin per il giorno di Natale, che faremo appunto tra di noi. E poi ho preso questa qui che è la cuccia. Abbiamo preso questa cuccia qua per Navala, Love Me, Love My Pet. È una cesta praticamente con dentro il suo cuscino, che è questo qui. Sempre sul grigio mi piaceva molto e sicuramente non lo so, mi dà un'idea più ordinata di quella. Quindi, poi lei si appallottola tanto, si mette a ciambella, quindi io ho pensato ci sta perfettamente. E basta. Oddio, vado a sistemare. A dopo. Allora, grazie alla mia amica Silvia, che sicuramente starà guardando questo video, mi è venuta voglia di una cosina dolce e ho trascinato con me anche Riccardo, ovviamente, che adesso ce l'ha anche lui. Vero? No. Ecco, allora li mangio tutti io. E No. se tanto non hai voglia? Non importa. Mi dai la mano a aprirlo magari. Quello vai, sei sì. Quella che vuoi. Dai, che non riesco con una mano sola. Cattivo. Cioè, è stato tanto dolce a farmi la sorpresa andarli a prendere e poi ora non mi aiuta ad aprirli. Cioè, c'è qualcosa che non quadra. Oh, mo ce n'è uno gigante. Dodici, quindici, un po' più. Oh, più o meno. Wow, 4 mega, ma sono giganti. Spettacolari. Madonna, questi sono giganti e non sono come quelli che ha Silvia, piccolini. Silvia, io Silvia. No, ho un medito. di più. È più di un E medito. arri, Madonna. Cambio dito se vuoi. Vi faccio un primo piano così sbavate bene. Domani tutti a scintillare. Vi faccio venire la voglietta anche a voi. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running out.